Benvenuti a Pensieri Notturni qui su GS Radio con Tiziana Giampieri. Oggi vi voglio parlare di una fontana che si trioa a Roma e si chiama la Fontana dei Dioscuri. Sapete dove si trova? Si trova esattamente di fronte all'ingresso per entrare nel Palazzo del Quirinale. Ma chi sono i Dioscuri? I Dioscuri, come il nome stesso dice, sono i figli di Zeus. Questa fontana è formata da un gruppo marmoreo di due figure che rappresenta due figure maschili, le quali tengono a bada l'impetuosità di due cavalli. Queste due figure maschili sono intervallate da un obelisco e ai loro piedi c'è una vasca da cui zampilla l'acqua. Sono tutte pezzi di opere romane che poi nel tempo sono state assemblate, a parte l'obelisco che, se non sbaglio, dovrebbe essere egizio. Ma la storia dei Dioscuri qual è? Allora, si parte naturalmente dalla mitologia greca. Zeus un giorno vide una bellissima donna, Leda, e se ne innamorò. Ma Leda era sposata con il re di Sparta che si chiamava Tindaro, e allora, per poterla conquistare, per poterla possedere, lui si trasformò in un bellissimo, magnifico cigno bianco. La stessa notte, però, Leda si unì anche con il marito Tindaro e alla fine di questa doppia unione nacquero dei gemelli, fra cui ci furono Castore e Polluce. Tutti quanti conosciamo Castore e Polluce, ma forse non tutti conoscevamo la storia. Ma chi erano poi questi gemelli? Perché erano così importanti? Questi gemelli avevano una caratteristica comune: erano forti, erano valorosi, erano coraggiosi, ma avevano anche passioni diverse e una peculiarità diversa. Castore era mortale, mentre Polluce era immortale. Castore era un pugile forte, mentre Polluce era un invincibile guerriero. Durante un combattimento, Castore viene ucciso e Polluce prova un dolore talmente lacerante, profondo e dilaniante che decide di chiedere al padre di poter rinunciare alla propria immortalità per poter raggiungere il fratello nell'aldilà, nel regno dei morti, per poter stare con lui. Quindi i Dioscuri sono l'emblema del forte legame che unisce due fratelli, quindi è l'amore fraterno. Zeus naturalmente rimase molto commosso da questa vicenda, da questo dolore del figlio, e concesse ai due gemelli di poter vivere un giorno negli inferi e un giorno fra gli dèi. Però non li perse mai d'occhio, li osservò sempre, e per premiare questa loro unione, questo loro amore fraterno veramente profondo e forte, decise di collocarli fra le stelle, nella costellazione dei gemelli. Quindi questa è l'origine del nome di questa costellazione, che in molte culture boreali, cioè dell'emisfero boreale, vengono chiamati, le due stelle principali, le stelle gemelle, perché hanno questa caratteristica di essere visivamente uguali sia in grandezza che nell'intensità, ma naturalmente è soltanto un qualcosa di apparente, perché con le stelle dobbiamo sempre parlare di apparenza, visto che non è la distanza da noi, non è sempre uguale la distanza che una stella ha da noi, quindi anche se fosse molto grande, la distanza è maggiore di altre stelle, noi potremmo vedere più luminosa una stella più vicina, anche se più piccola, che al contrario. Quindi noi si parla sempre di apparenza. Fra tutte le stelle della costellazione dei gemelli, queste due stelle particolari, che poi vanno a rappresentare la testa dei due gemelli, si chiamano esattamente Castore e Polluce. Fra le due, Polluce è la più luminosa e non è una stella bianca, è una stella rossa. Castore è la seconda più luminosa. Ma perché è anche interessante ricordare la costellazione dei gemelli? Perché nel 1930, proprio fra le stelle della costellazione dei gemelli, fu notato per la prima volta il pianeta
Plutone, che non si può vedere ad occhio nudo, tant'è che fu un pianeta intuito anni prima dall'osservazione di Urano e Nettuno, il cui movimento sembrava quasi perturbato dall'attività gravitazionale di qualche altro elemento, di qualche altro pianeta. Ma soltanto nel 1930 l'astronomo Tombaugh riuscì a vederlo proprio nella costellazione dei Gemelli. Ma non soltanto Plutone fu trovato grazie all'osservazione del movimento perturbato di un altro pianeta, ma di questo ne parlerò in un'altra puntata. Ciao!